Direi di iniziare, dottore. Annunciavo la tematica, ovvero il trattamento chirurgico mini-invasivo del mal di schiena. Intanto volevo capire, ecco, il mal di schiena viene professionalmente definito, più tecnicamente definito, come lombalgia, no? Bene, andiamo a comprendere anche le cause della lombalgia. Diciamo che la lombalgia può essere dovuta o ad una patologia a livello della colonna vertebrale, oppure può avvenire anche in assenza di una vera e propria patologia della colonna, per esempio in pazienti che fanno dei lavori pesanti, che sollevano pesi, che fanno movimenti ripetuti di torsione della schiena, che sono sottoposti a frequenti vibrazioni, tutte queste persone sono soggette a lombalgia perché questi movimenti causano uno stiramento della muscolatura che provoca il dolore lombare. Poi però in altri casi c'è invece sotto una vera e propria patologia vertebrale, possiamo parlare dell'ernia del disco e poi anche della discopatia, che è una cosa un pochino diversa. L'ernia del disco è uno spostamento di una parte del disco vertebrale, mentre invece la discopatia è una degenerazione di tutto il disco vertebrale che diventa più rigido, meno elastico e causa delle alterazioni del movimento delle vertebre fra di loro. Poi ci sono anche altre condizioni, per esempio la sindrome delle faccette articolari, che è una infiammazione a livello delle articolazioni fra una vertebra e l'altra, oppure la spondilolistesi, che è uno scivolamento di una vertebra sull'altra. Diciamo che la caratteristica comune a tutte queste patologie è che causano un'alterazione del movimento delle vertebre, cioè le vertebre tendono a muoversi troppo e questo è quello che provoca l'insorgenza della lombalgia. Ma è anche causa del dolore stesso? Sì. Bene, quindi lo spostamento, molto bene. Lombalgia, ripeto, per magari, ecco, per tutti i nostri amici che si sono appena collegati, abbiamo iniziato il discorso relativo al mal di schiena, quali sono le cause, che più comunemente viene definito, anzi più tecnicamente viene definito lombalgia. Uno pensa lombalgia alla zona lombare, non è solo quello. Infatti noi, mal di schiena è il termine, diciamo così, comune, il termine, diciamo, tecnico, effettivamente lombalgia, ed è un dolore che prende la zona lombare, insomma, altrimenti se prende altre zone, ovviamente se prende il collo si chiama cervicalgia, se prende a livello dorsale si chiama dorsalgia, quindi a seconda del segmento. Quindi iniziamo anche noi ad essere più precisi quando andiamo dal medico: mi fa male qui, invece di dire mi fa male qui, cerchiamo in qualche modo di anche andare un po' più in maniera dettagliata, chiaramente, su quella che è la zona, cervicalgia, lombalgia, eccetera, come stiamo appunto affrontando in questo momento la lombalgia. Andiamo avanti, volevo capire un po' quali esami vanno effettuati nello specifico, quindi per capire anche le cause, la causa della lombalgia, quindi l'aspetto diagnostico, ecco. Allora, intanto la semplice radiografia della colonna lombare ci fornisce delle informazioni di massima, diciamo, tende più che altro a escludere determinate patologie, per esempio una frattura, perché ovviamente anche la frattura può dare un dolore di schiena, oppure permette di vedere anche la listesi, cioè lo scivolamento di una vertebra sull'altra, però ci fornisce appunto delle informazioni di base solo sull'osso, non ci fa vedere bene la struttura del disco vertebrale. Per vedere questo invece bisogna fare la risonanza magnetica, che è l'esame, diciamo, di elezione per studiare bene una lombalgia. C'è un segno caratteristico in risonanza che si chiama il black disc, cioè il disco nero. I dischi vertebrali in risonanza si vedono di colore chiaro. Il disco rovinato, degenerato, che si chiama tecnicamente discopatia, lo si vede proprio di colore molto più scuro, nei casi più gravi ha proprio un colore nero, e questo diciamo ci dice che quel disco è sofferente, quindi ci aiuta a capire che il problema dell'insorgenza del dolore è dovuto appunto a quel disco rovinato. Bene, quindi la risonanza magnetica, diciamo, che è il principale. Sì, principale. Poi, diciamo, come esame aggiuntivo si può fare una radiografia in dinamica, cioè una semplice radiografia che viene fatta facendo flettere ed estendere il paziente, serve a dimostrare meglio l'eventuale instabilità vertebrale, però diciamo la risonanza magnetica è sicuramente l'esame più importante. Mi stavo chiedendo, diciamo, il primo punto di riferimento, quindi in prima battuta noi ci rivolgiamo magari al medico di base di solito, no? E poi è lui a indirizzarci al professionista, sì. Perché molto spesso ci sono persone che magari fanno un po' di testa loro, quindi io volevo precisare anche l'importanza, come dire, del professionista e non del fai da te, ne abbiamo parlato anche ieri nell'ambito sportivo, per esempio.
Certo, no, sicuramente. Dopo, la lombalgia chiaramente è una patologia che viene trattata da tante branche specialistiche, ovviamente, è giusto, quindi si comincia ovviamente sempre a farsi vedere dal medico di base, anche perché in molti casi magari la lombalgia si può risolvere in pochi giorni, quindi non è, se si risolve in pochi giorni non è neanche necessario andare avanti con gli accertamenti, perché certo. In fondo chi di noi non ha mai avuto un dolore di schiena? Il problema nasce quando il dolore di schiena diventa molto più cronico, che è presente. Invasivo proprio. Esatto, o più forte, diciamo, infatti. Bene. Allora, volevo anche andare un po' a specificare le cure, quindi visto che abbiamo parlato di diagnosi, diciamo, dello specialista e non, diciamo, al quale rivolgerci, parliamo un po' anche delle cure, dei diversi trattamenti. Come viene curata questa lombalgia? Ah, diciamo, segue un po' le stesse regole che valgono per tutte le patologie vertebrali, cioè si inizia sempre con delle terapie conservative fino a poi arrivare, nei casi non responsivi alle terapie, al trattamento chirurgico. Quindi all'inizio fondamentalmente bisogna mirare a contenere il dolore, quindi terapie con farmaci antidolorifici, con miorilassanti, che sono farmaci rilassanti della muscolatura, cortisonici, eventualmente terapie di tipo non farmacologico come l'ozonoterapia e poi la fitoterapia, che direi la terapia più importante nel trattamento della lombalgia. Diciamo, ripristinando una corretta postura si può riuscire spesso a controllare i sintomi. Però se poi tutte queste terapie non hanno successo, allora a quel punto bisogna prendere in considerazione la soluzione chirurgica. La cosa importante da precisare è che quando si parla di trattamento chirurgico della lombalgia ci si riferisce a una lombalgia molto importante, cioè un dolore che deve essere a carattere invalidante. Un paziente che dice: io con questo dolore non riesco più a lavorare, la mia qualità di vita è nettamente peggiorata, c'erano tante cose che riuscivo a fare prima che non riesco più a fare, ecco, allora a questo punto c'è l'indicazione. Se uno dice: io sto male 2-3 giorni all'anno, ovviamente l'indicazione non c'è. Sempre dalla tipologia di dolore, dall'intensità del dolore, esatto. Certo. Esatto. Ecco, e a quel punto, allora, se si verificano queste condizioni e solo dopo che il paziente ha fatto tutte le terapie conservative senza successo, in quel caso allora c'è l'indicazione all'intervento. Come dicevo prima, la causa del dolore, diciamo, è una instabilità vertebrale, cioè un eccesso di movimento delle vertebre, quindi l'intervento mira a ridurre questo eccesso di movimento. Questo avviene con l'intervento di stabilizzazione vertebrale, che consiste nell'inserire le viti nelle vertebre che vengono poi collegate con delle barre stabilizzatrici. Questo intervento adesso si può fare con una tecnica mini-invasiva di tipo percutaneo. Qual è la differenza? Diciamo, l'intervento tradizionale è quello che si fa a cielo aperto e si fa un'incisione più o meno lunga, diciamo, sulla schiena, si scolla la muscolatura dalla vertebra, si posiziona un divaricatore e poi si procede a inserire il sistema di stabilizzazione. Con la tecnica percutanea non è più necessario andare a fare l'incisione lunga sulla schiena, ma si fanno dei piccoli tagli lateralmente e con un apposito strumentario si riescono a inserire le viti con le barre. In questo modo praticamente non si scolla più una muscolatura dalla vertebra e questo fa sì che non ci siano perdite di sangue o comunque siano particolarmente limitate. C'è un bassissimo traumatismo chirurgico, in più il fatto che l'incisione è piccola diminuisce moltissimo il rischio di infezione, quindi globalmente il recupero post-operatorio è molto più rapido. Il paziente si alza la mattina dopo e poi in genere dopo 2-3 notti può andare a casa. Una volta a casa riprende gradualmente la sua vita normale, poi però per circa 2 mesi deve evitare di sollevare pesi o di fare sforzi eccessivi, insomma, però come vita normale la riprende in tempi molto rapidi. Ecco, quindi siamo arrivati come dal dunque della nostra tematica, ovvero questo intervento chirurgico mini-invasivo per quanto riguarda appunto la lombalgia. Parlavamo del post-operatorio, che alle volte spaventa perché, ecco, come dire, si pensa a dolore, si pensa anche che sia più invalidante rispetto a mantenere in qualche modo il dolore stesso, no? E la condizione di partenza. Cosa possiamo dire alle persone che in questo momento magari ci guardano e vorrebbero appunto non procedere con la chirurgia proprio per questo motivo? No, ma come dicevo prima, si arriva alla chirurgia in un mal di schiena molto forte, quindi a quel punto in realtà l'intento chirurgico dà degli ottimi risultati. L'importante è ovviamente è l'indicazione. Non c'è alcun dubbio che se uno ha un dolore appunto molto lieve che gli viene una volta all'anno e fa l'intervento, sicuramente peggiorerà, perché certo, non c'è l'indicazione a farlo. Ma se uno ha un dolore invalidante e fa questo intervento, i miglioramenti ci sono e appunto, come dicevo prima, con la tecnica percutanea poi in realtà la ripresa della vita normale è praticamente quasi immediata, è solamente poi, diciamo,
appunto gli sforzi o l'attività sportiva che deve essere ripresa più in là, però la vita normale viene ripresa praticamente quasi subito, quindi diciamo che... Ma dopo l'operazione, quindi post-operazione, è raccomandata anche la fisioterapia? Sì, non immediatamente, conviene sempre aspettare almeno 3-4 settimane, poi dopo 3-4 settimane diciamo una fisioterapia può anche aiutare, diciamo, a accelerare, diciamo, il recupero, però poi non è che sia sempre necessario, tante certo, volte... Certo, dipende poi dai casi sì, specifici. Tante volte in realtà è sufficiente anche riprendere banalmente un'attività fisica, camminare oppure andare in piscina, nuotare, così...